Giovanna Pontigia, psicologa, intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, che idea si è fatto rispetto a questo caso? Caso non va inserito in una situazione emergenziale, ma in una problematica sociale e sanitaria. Dal punto di vista generale, la personalità dell'omicida è una personalità che ha delle caratteristiche psichiatriche, così come è stato annunciato precedentemente, ma in generale chi pratica il femminicidio è una persona che ha una struttura di personalità border, una struttura di personalità con tratti paranoidei ma anche narcisistici, dove viene perpetrato questo diciamo abuso sulla persona fino all'estremo che può essere l'uccisione, proprio per il senso di potere che si vuole esprimere, che è un potere che non è altro che l'affermazione della propria e della soggettiva esistenza. Gli interventi non possono essere emergenziali e successivi. Noi dobbiamo voltare lo sguardo a pensare a diciamo così, interventi di tipo preventivo, a interventi di tipo longitudinali, a interventi di tipo di comunità. Io ringrazio molto le emittenti televisive che ci intervistano, che ci chiedono pareri, però vorrei essere molto chiara, cioè i nostri interventi, che ovviamente in un'intervista breve non possono avere una caratterizzazione proprio specifica e scientifica, devono comunque essere visti come interventi che non vanno ad amplificare quelli che possono essere stati angosciosi o notizie che fanno eco e il tantam, ma come analisi di processi. E ormai la salute mentale non può essere più trascurata, quindi io credo che misure strutturali vadano attivate, che i servizi territoriali depauperati vadano ripristinati, che il servizio sanitario definanziato vada rifinanziato nella misura giusta, perché le prese in carico devono essere longitudinali e della comunità. Cosa voglio dire? Non si può neanche pensare che sia solo la persona con problematiche ad essere seguita, ma va seguito il contesto, va creata una rete, vanno monitorati, perché il caso in questione aveva già dei rischi psicopatologici e delle condizioni comportamentali messe in atto sulla base di questo stato. Quindi il monitoraggio è necessario, ed è necessario non solo dal punto di vista sanitario, sociale e sanitario insieme. Dobbiamo costruire una rete di comunità. Io chiedo per cui chiedo agli ascoltatori di sentirsi comunità, di sentirsi un cittadino accanto all'altro. Ognuno di noi deve fare il suo, perché questi diciamo, episodi veramente tragici sono devastanti, non solo sul piano di quello che può essere diciamo, l'eco che portano nella cittadinanza, ma devastanti per le vittime. Lei pensa, per le vittime, per chi rimane, perché il trauma è un trauma che rimane. Voi pensate che questi vengono considerati orfani speciali, orfani che possono diciamo, ricostruire una vita solo se aiutati longitudinalmente, anche perché il delitto viene proprio dalle persone più vicine effettivamente, che devono dare sicurezza, e invece si ritrovano con queste realtà. Per cui io quello che diciamo sollecito è veramente un'attenzione, che sia un'attenzione specifica, un'attenzione che ormai non ci veda più andare a posteriori ad intervenire, ma agire sulla prevenzione e sull'intervento precoce nelle situazioni a rischio, nelle situazioni psicopatologiche. Intanto grazie per questo suo commento qualificato su questo episodio tragico, insomma, che si è verificato a Trani. Poi, voltando pagina e rimanendo comunque sul tema della cronaca, ieri una ragazzina, poco più di una bambina, 11 anni, è andata in coma etilico, ora sta meglio. Ecco, questo apre tutto un filone di discussione, di riflessione sulle dipendenze. Anche qui lei come sente, insomma, di commentare questo episodio di cronaca? C'è un problema di dipendenze nel territorio, intorno a quale fenomeno poi si verificano?
I dati Istat sono sempre più allarmanti perché l'età in cui i ragazzi si avvicinano all'alcol è sempre più precoce. Le fasce a rischio sono i giovanissimi e gli anziani over 65, per fragilità, per solitudini e per varie motivazioni psicologiche che magari abbiamo sentito tante volte. Però dobbiamo riflettere. Questo il binge drinking è un fenomeno non di dipendenza già strutturata, ma di modalità con cui ci si avvicina, le abbuffate da alcol. Le modalità con cui quindi possono avere una, diciamo, come dire, una manifestazione esagerata, ma per una finalità anche ludica, vista la tenera età. Noi abbiamo una bella legge in italiana, la 125 del 2001, che è stata poco o non completamente applicata. Quindi io credo che noi in Italia abbiamo un apparato normativo eccellente, l'applicazione del quale è un po' a buchi, un po' non completo. Quindi dobbiamo riflettere su misure più strutturali, come dicevo nell'altro intervento, perché si abbia una consapevolezza. Dobbiamo agire sulla psicoeducazione, sull'educazione alle famiglie, sull'educazione e sui rischi di quello che l'alcol comporta. Prima che i ragazzi si avvicinino, i consumatori a rischio sono consumatori che hanno degli aspetti, diciamo così, adolescenziali, dove nel gruppo trovano la forza, dove esprimono la propria identità, dove attraverso questi comportamenti fanno delle sfide, e sfide che si consumano in poco tempo, per cui l'assorbimento di alcol, ecco perché la ricaduta fisica, perché l'assorbimento di alcol è talmente veloce che porta fino al coma, fino alla morte. Però le ricadute sociali poi devono essere seguite, perché c'è un'alterazione dei comportamenti, c'è un'alterazione delle relazioni, delle modalità di investimento cognitivo. Io dico che ogni agenzia educativa deve sentirsi collegata all'altra. Noi assistiamo spesso ad antitesi tra scuole, famiglie. No, invece i educatori devono agire insieme, in parallelo, non lasciare fessure, perché lì dove troviamo fessure i giovani passano. I genitori quindi devono sentire la scuola un alleato, e la scuola deve sentire la famiglia un alleato, perché la finalità ultima anche dell'aspetto nella mia funzione assessorile ho Certo. distribuito a 500 alunni un quaderno di educazione civica, chiamandoli artigiani, artigiani di pace, artigiani come cura. Io curo me, curo le relazioni, curo il territorio. Quindi se noi vediamo quello dell'alcol, è uno dei tanti fenomeni che si sta esplicitando, quindi maggiore controllo anche nella vendita, ma soprattutto capire che anche qui noi dobbiamo agire prima, non dobbiamo agire dopo. Quando il fenomeno si è consumato, è un fenomeno che ha lasciato dei segni, e quindi è connesso agli stili di vita. Gli stili di vita dei ragazzi stanno assumendo delle forme non proprio consone all'età. In una condizione di carente guida educativa degli adulti, perché gli adulti sono impegnati nel lavoro e in altre realtà soggettive, e invece la guida Perfetto. dei ragazzi è una guida che deve essere costantemente seguita. Non possono. I danni che ne conseguono sono proprio alterazioni che possono avere delle Certo. ricadute anche più nel lungo termine. Bene, io la ringrazio per questo suo commento su questi due casi di cronaca molto molto delicati. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Giovanni. Beh, devo dire che in effetti, soprattutto per questo secondo aspetto della cosa, quando gli hai chiesto il discorso del coma etilico alla undicenne, dodicenne, ora non Eh ricordo beh, 11 bene anni. l'età, 11 anni, è impressionante, devo dire, è impressionante perché significa che tutto quello che in passato voi adolescenti di allora, noi adolescenti di qualche era geologica prima, che abbiamo fatto anche noi i nostri bei bravi spropositi, ma mai a 11 anni, il tutto succedeva già in piena adolescenza e forse con un po' più di attenzione e soprattutto per quanto ci fosse la voglia di
come dire, di stupire, strafare, di creare queste situazioni, anche in questo caso di trasgressione, di forte trasgressione, mai ad un'età praticamente che è lì nell'infanzia, possiamo collocarla appena fuori dall'infanzia. Impressionante, sicuramente bisogna tenere presente anche questo, anche se ci sta un'altra notizia, visto che siamo finiti sull'infanzia, la voglio dare, riguarda Taranto, ci viene dalla Gazzetta, botte in classe ai bimbi dell'infanzia, condannata la maestra violenta, chiuso il processo di primo grado, 4 gradi e 8 mesi, l'arresto a novembre 2017, è un argomento ovviamente diverso, però anche in questo caso l'infanzia si ritrova ad essere al centro dell'attenzione e non è possibile pensare che debbano essere maltrattati, altrettanto impossibile dover pensare che debbano essere maltrattati i docenti da parte dei genitori, perché altrimenti creeremo veramente una situazione di ingestibilità totale. Bene, andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo ancora qui.